che ha creato un impero. Isto un gabbietto per buia! Un uomo vicino ai suoi operai. Fammi quante piezze fa in danuri, adesso sei in Dalliano stamattina. Un imprenditore che sa guardare al domani. E quando è di mano di pao? La gente rimane di pao? È di mano di pao? Ma ne tenga! E ne rimane! Lui è The Mast. E stai in Dalliano che stai? Tutto sto tempo per chi non bagna, t'hai cronometrato, voglio 2 minuti. Ma che mi ha fatto l'Olimpiade, ho bascato, vado messo con cronometro vicino al bagno. È normale, tu hai 3 bottoni, sono 6 minuti. Fatto conto per tutta la settimana, praticamente io ti pago mezz'ora a settimana e stai in do bagno. Va, vieni dall'ufficio che ti ha già parlato, vieni. Vengo. Aroa! A lavarmi le mani. Ma porti in mano in 2 minuti, ma fai che stai, vieni. Io proprio tutti volevo parlare, ma tu non capisci il web? Diciamo, ecco, un po' di tempo fa per esempio avevo Facebook, però lo tolsi perché a mia moglie dava troppo fastidio. E beh certo, la gelosia. No, più che altro dava fastidio quando lei metteva le foto con l'amante e io scrivevo in male parole in dei commenti sotto, soprattutto a lui. Ma che la moglie è quella là che si abballa in bikini? Dopo TikTok, quella che canta, povero gabbiano, hai perduto la compagna. E infatti, un Pasqua, quel povero gabbiano, son chi? Congo ha sbagliato, Ben detto. Ci azzeccavo giù e io rinascerò, cervo a primavera. Tu gli dici una cosa importante, tu lo sai che la nostra azienda è in via di espansione, quindi ho deciso di affacciarmi anche io sul web. E che vado a mettere, pure voi a fare TikTok, un Pasqua, ma ti persa la capa. E che mi metta a fare TikTok? No, voglio aprire un sito. Ah, il sito internet, ottima idea. Perciò, cazzo computer, tanto tu sempre fatica per me, ma ho fatica in tutto il posto. Ho fatica andare sul computer, ria. Fammi aprire quando la sito fa in danuria. Un Pasquale, non sono capace e non ho quelle competenze. Bisognerebbe chiamare un bravo artigiano. Ecco là da filignamma su sito. Magari l'ha da fuoco presepe che l'ha da anch'io su sito. Non basta qua, figure professionali come il web designer, il programmatore, il webmaster sono riconosciute come artigiani. Ma chi fosse su webmaster? Un master web? Tipo? Chiamammi, adesso sei in Dalliano, te sai. Bene, allora ho raccolto tutte le informazioni sulla sua azienda, ora un'altra cosa importante per il sito è l'indirizzo. Ah, l'indirizzo? È scritto via vicinale di Vallone 31. No, Don Pasqua, che avete capito? L'indirizzo del sito, il dominio, ho fatto il nome del sito, il www. Ah, ho fatto l'indirizzo, ho fatto il www. Allora scrivete stungapierta.www.it. Pasqua, il www va prima. Oh, prima, ora, sempre stungapierta.www.it da scrivere. Essendo comunque un dominio popolare, le conviene comunque acquistare un .com. Acquistare il .com, un bacio. Un bacio. Un bacio. No, è chiudi gli screen save. Un bacio! Scusate, il fatto di dominio pagare, c'è una cosa che si caccia nei soldi. E scrivete, mon un tenga potetong com è buo. Vabbè, comunque un .com ce l'ha mix. In ogni caso, Stefano, facci sapere quando è tutto pronto e che dirti, complimenti, sei proprio un bravo artigiano. Grazie, anche se sono diventato un maestro artigiano dopo 10 anni di attività. Può controllare anche sul sito maestroartigianonapoli.it. E quali altre categorie sono riconosciute come artigiani? Sono riconosciute anche altre categorie come artigiani, come l'odontotecnico, l'ottico, il fotografo, addirittura l'estetista. Pronto? Sentite, io ho una perdita, dovete mandarmi urgentemente un idraulico, ma uno bravo però! Va bene, vi aspetto, grazie. Eccomi qua, dov'è la perdita? Ah, finalmente l'idraulico, la perdita pratica... Tu, ti sei messo a fare l'idraulico? Artigiano, Don Pasqua, anche l'idraulico è un artigiano. Lasciate passare il professionista, dov'è la perdita? Conosco la strada, sono un abitué. Ah, ecco qua, che bel bagno, complimenti!